Gianmarco Genovali porta ancora i segni di questa partita che io con un po' di enfasi ho definito epica. In effetti si tratta di un quarto di finale di una coppa di eccellenza, però si è sviluppata in maniera veramente incredibile. Cosa ci dici della gara? No, è stata una gara, secondo me, nella quale abbiamo fatto molto bene, secondo me meglio oggi della Massese, e abbiamo avuto tantissime occasioni. Avevamo praticamente vinto perché ha fischiato la fine e non so poi cosa sia successo, è stato decretato un rigore per la Massese a partita terminata, realmente terminata, e siamo rimasti anche in 10 e poi secondo tempo di supplementare addirittura in 9 e poi abbiamo perso la partita. Se non vado errato, almeno da quello che ho capito che diceva il vostro allenatore Fabrizio Ticciati, dovrebbe essere stato colpito mentre l'azione ripartiva dopo l'attacco della Massese un giocatore della Massese dal vostro numero 3 a palla lontana con credo un calcio. È quello che mi sembra abbia detto Ticciati, l'ha detto ad alta voce, si è sentito bene anche sugli spalti. È lì che probabilmente la partita è cambiata, perché inferiorità numerica e pareggio e poi i due tempi supplementari in inferiorità numerica, per voi è stato difficile cercare di riaggomitolare l'andamento della gara. Sì, diciamo che soprattutto c'è anche una componente in questo sport a livello mentale. La partita è finita, la partita è vinta, è stata dominata e ci ritroviamo dal niente a dover subire un calcio di rigore, a dover andare ai supplementari in 10, poi in 9, poi con l'espulsione del mister, del massaggiatore. Cioè è stata una partita incredibile, epica, no? Abbiamo detto che porti i segni della gara, cosa ti è successo? È uno scontro con il numero 9, Franzese, gomitata, ammonizione, ci può stare, mi ha aperto la testa, per cui niente. Quindi sei stato ammonito? No, lui è stato ammonito. È stato ammonito lui? È stato ammonito, niente, finita. Voi avete riposato domenica, ora visto come ha finito la partita alla Massese e come l'avete finita voi, quasi potrebbe balenare alla mente che vi ha fatto male riposare domenica, perché mi sembra che la Massese fosse più tonica nei due tempi supplementari dal punto di vista fisico. No, se per tonica si intende che correva di più. Che correva di più, nei tempi supplementari appunto, dove una componente mentale ci ha colpito parecchio, dato che la partita era finita e siamo un 1 in meno, poi in 2 in meno, forse ci sta in 1 in meno, 2 in meno subire un pochino l'avversario, però se si valutano i 9 minuti, mi dica lei, no? I 9 minuti in che senso? I 90 minuti. Ah, scusa. No, ho sbagliato io. Se si valuta i 90 minuti, forse ci ha fatto bene riposare, dato che abbiamo avuto praticamente 10 occasioni dove Barzottini ha parato benissimo, una traversa, altre occasioni, partita finita, abbiamo vinto, cioè vabbè, lasciamo perdere, dai. Tanto lo sappiamo com'è andata. La vostra squadra è una delle migliori, una delle rose migliori del girone C, dove c'è anche il girone B, dove c'è anche la corazzata Livorno che è impredicato per salire immediatamente. Come lo vedi il tuo girone? Passiamo a parlare del campionato. Allora, il nostro girone è un girone molto equilibrato, perché Livorno, come appena detto, è una corazzata, non lo nascondiamo. Ci sono poi altre squadre blasonatissime come la Coiopelli, San Miniato, Tutto Cuoio, ci sono tantissime squadre, tantissime Cenaia, cioè ci sono tantissime squadre di alto livello, tantissime. Però io direi la vostra rosa è importante, davanti siete veramente una squadra, io potrei affermarlo e anche controfirmarlo, una squadra da categoria superiore.
almeno per quello che riguarda l'attacco, perché è veramente un attacco fortissimo il vostro. Sì, noi non posso nascondere che abbiamo una rosa competitiva. E ci sono i periodi e i momenti in questo sport qua. Abbiamo fatto quattro anni con una rosa che è tanti anni che siamo tutti insieme, abbiamo sempre avuto ottimi risultati, abbiamo fatto 2 anni dove siamo arrivati secondi, l'anno scorso siamo arrivati primi, poi ai playoff secondi, quest'anno siamo partiti bene, abbiamo avuto un mese un po' difficoltoso, fa parte dello sport, per cui da anno nuovo ci rimetteremo lì e dovremo lavorare, basta, questo è quanto. Io ero presente alla finale dello scorso campionato e anche la finale dello scorso anno ha avuto un epilogo molto simile a quello di quest'anno. C'è, senza voler andare a trovare il pelo nell'uovo, c'è da lavorare magari sulla questione nervosa? È possibile? Chiaramente quando ci sono degli episodi che si riverificano frequentemente, tanto comunque sì e no, tanto frequentemente no, però quando si sono verificati sicuramente c'è qualcosina che magari, non lo so, ti dico, io sono uno che crede molto nell'aspetto mentale di uno sport, di una competizione, di una gara, per cui tanto potrebbe essere questo. L'anno scorso tutti dentro del Cascina, portiere contro portiere, mischione, gol supplementari, siamo rimasti 9 anche nei supplementari, espulsioni così supplementari, siamo rimasti 9, abbiamo perso. Oggi espulsione supplementari, siamo rimasti 9, perso. Sta girando un po' il vento per queste cose, il vento per ora non è ancora girato dalla nostra, però è lo sport. Questo è lo sport. Benissimo, ti ringrazio e ti faccio gli auguri di buon Natale. Grazie a voi, anche a voi. Anche a voi.